Hakuna Matata ragazzi, ben ritrovati dal vostro Ciccio Gamer 89. Siamo tornati qua in un nuovo episodio di Clash Royale, promosso o bocciato. Oggi abbiamo il deck di Frederick Salvatore punto Rossitto, che mi dice, tra l'altro ci lascio un like perché mi dimentico sempre di fare lo screen dopo che ho lasciato like, ma in realtà io li lascio sempre i like quando vedo queste cose. Sfido Ciccio Gamer 89, bella descrizione, oh, non ve ci impegnate di più, mi raccomando, Allora, il deck costa 3.4. Non mi sembra male. Vado a potenziare i maiali royale davanti a voi. Ce l'abbiamo di livello 8 che potrebbero cominciare a essere leggermente interessanti. Leggermente interessanti. Dato che comunque possiamo portarli a livello 11, mi sembra. Quindi, diciamo, leggermente interessanti. Diciamo che come deck ci sta. Sono in dubbio sulla mia conoscenza di poter utilizzare la gelo. Quindi per il momento io mi sento di dire, come gioco io, di bocciarlo questo. Vedremo più avanti. Siamo comunque abbastanza alti i trofei, quindi diventa abbastanza difficile. Dobbiamo vedere un attimo come gira bene il deck. Ok, perché anche perché sto vedendo un botto di domatori e Valkyrie ultimamente, ma veramente tante, Se ero un po' più fortunato avrei utilizzato altre cose, vabbè. Vediamo, è un rush. È un rush. Sto rushando a merda, ragazzi. Sto rushando veramente male, cioè ci ho provato, come va. Non lo so, avreste fatto voi la stessa cosa? Che ne so. Se l'avreste fatto, fatemi sapere, eh. Io, mi sembra che comunque non è andata. Lui è stato molto intelligente. Vediamo un po' se sono riuscito a rompergli le palle. Sicuramente sì, sono riuscito a rompergli le palle. Lui prima mi ha tirato un baby dragon. Riandate un po', piccoletti miei. Oh, due sono dati, chi se ne frega. Fuorilegge sono molto inefficaci contro loro, eh. Io sono contento di come lavorano loro. Ho tirato loro per difendere il moschettiere, sicuramente ve ne siete accorti. Tosta pure questa. Lei è difficile da usare, Lei è un botto 8-8 difficile da usare. Non è un problema, mi devo comunque difendere a sinistra io. Vi ricordo che non lo so se lui sta aspettando, perché lui ha perso un botto di elisir, ragazzi. Ok, voglio esagerare, raga. Cioè, in questo caso esagero, ci metto dentro di tutto, non me ne frega niente. La combo la conosciamo, eh. Tant'è vero, se notate, io sto facendo di tutto per girare più velocemente i deck. Vedete, sto portando tutto di là. Sto portando tutto di là perché lui questo può farmi. Cioè, lui questo può farmi, non di più. Quindi risparmio elisir qua. Bene, Mirko. Bene, bravo, Mirko. Non era facile questo. Non era facile. Bene, bella partita. Me lo dico da solo, ma secondo me è stata una bella partita. Spero di aver fatto lo screenshot dell'altro deck che ho usato nella partita prima. Non lo so, 4700 e rotte, raga. Un botto. Oddio, però devo dire, l'avevo bocciato come deck inizialmente, ma devo dire che gira benissimo, raga, Gira veramente bene. Poi già che ci stanno gli arcieri, ok. Io non capisco perché voi non giocate la sfera infuocata. Per esempio, sto moschettiere l'avrei crepato. Sto moschettiere sarebbe esploso male. Ma raga, male. Quindi non capisco perché voi non utilizzate
sta roba. Rimango un dubbio. Loro potrebbero essere molto, molto buoni, eh. Provo, di solito si mette... Mamma mia, regà, quanto c'ho ragione. Meno male che c'ho questo. Meno male che gli spacco il culo, regà. Sapevo che stavo facendo un errore e ho continuato a farlo, incredibile. Vado così. Vedi? Comunque un minimo gli ho fatto perdere tempo. Questo è quello che volevo. Raga, questa la devo giocare un botto bene, raga. Questa la devo giocare un botto bene. Speriamo che non sbaglio. Se sbaglio sono un cretino. Vediamo un attimo. Il tempo ce l'ho. Perché non mi sembra che lui riesca ad andare in hit. Poi come avete visto lui... Allora, sai che c'è? Facciamo così. Mi vado a splittare i maialini. Me ne vado in difesa, perché intanto il mio coso era di danneggiare quello. Qui sono stato bravo, secondo me. Secondo me. Lancio loro. Questa mi potrebbe essere molto utile se solo riuscissi. Wow, bella sfera infuocata. Raga, ma come cazzo fate a non giocare con la sfera infuocata? Io è una cosa che non capisco. Come fate a non giocare senza sfera infuocata? Come cazzo fate? Che è una carta OP, secondo me. È una carta OP. Ma tipo troppo. Tipo troppo OP. Vabbè, come vedete, tutte e due stiamo caricando i propri attacchi. Uno sulla lane dell'altro. Vado sicuramente a giocarmela così. Ragazzi, come fate a non giocare con quella determinata carta? Io ancora non l'ho capito. Sinceramente, ancora non l'ho capito. Mamma mia, il mini pecca, raga. Una goduria. Una cazzo di goduria. Bellissimo. Posso sicuramente andarmi a creare una situazione del genere. Raga, non ho molta roba per poter attaccare questo, eh. Non ce l'ho così tanta. Sì, ci sono arrivato in hit, ma... Cioè, ok. Ok, ci sono riuscito. Buon per me. Ma pure il mini coso là mi fa un danno mostruoso, ragazzi. Esagero, eh. Sono pronto a esagerare. Purtroppo loro non mi vanno avanti. Loro non mi vanno avanti, ragazzi. Madonna che partita, raga. Bene. Mi lascio attaccare di là, eh. Sto veramente esagerando, me ne rendo conto da solo, ma... Ok. Fatemi danni, per favore, fatemi dei danni. Va bene, va bene, va bene. Vediamo così, eh. Io la ghiaccio, ragazzi, non riesco a usarla. Vedi, che cazzo la uso a fare la ghiaccio? Perché cosa la uso la ghiaccio? Si sfera infuocata là, tipo stata addio. Come fate a non utilizzare la sfera infuocata? Sono praticamente morto. Vedi? Lui ha semplicemente ciclato tronco, scarica, sfera infuocata. Tronco, scarica. Come fate a non utilizzare
la sfera infuocata. Io non lo so. Il deck è buono, eh. Il deck è buono, mi sento di promuoverlo. Vedi, dai, ma li promuovi tutti? Non tutti, però si comportano bene. Ma cazzo, mancano alcune carte secondo me fondamentali. Cioè, loro sì, sono buoni. Che cambierei? La gelo. Io, raga, la gelo non riesco a usarla. Sarò io che non sono capace di usarla, ripeto. Mille volte ve lo dico, perché dico in base a come gioco io, a quello che riesco a fare io. Però non lo so. Questo credo che sia un deck che già conosciamo. Ah, boom, sfera infuocata. Dritta, dritta, spettacolare, ragazzi. Sfera infuocata, spettacolare. Vado a fare sicuramente così. Perché lui mi fa male a lui. Cioè a loro. Me li spacca proprio. Me li spacca proprio. Faccio così, così lo porto dall'altra parte. Lui è molto bello. Lui secondo me l'hanno potenziato un bot. Se già non era potenziato. Il potere offensivo di questo deck, giocandoci, non mi sembra così elevato, eh. Cioè, me lo aspettavo più elevato il potere offensivo di questo deck. E ripeto, magari perché non sono io capace di giocarlo bene. Potrebbe essere tutto. Però mi dà questa sensazione. Guarda pure quel cannone quanto è forte, oh. Mortacci. Non mica mi ricordavo così forte. Ah. Allora vedi che ci siamo. Vedi che allora avevo capito che deck era. Ne prendete per il culo a me, eh. Va bene che vi spacco l'anima, perché ve la spacco. Vai, 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 vai. Vedete, non va bene. Non va bene perché arrivo tardi. Che dolore, che botta che fu preso. Ah, sfera infuocata. Raga, come fate a non giocare con la sfera infuocata? Come cazzo fate? È vero, lui in overtime mi mangia. Lui in overtime mi mangia. Non c'ho carte per togliermi la roba. Lui mi mangia, ragazzi. Lui mi mangia. Fermi tutti, per favore, che qua parlo io. Me ne vado in vie difensive. Qua frega niente. Me ne vado in vie difensive. Sono stato, no, obbligato. Di più, dai, tirami sta sfera infuocata che mi spacchi la faccia. Era un class, cioè, giusto. Giusto che sia così. Guarda, lui mi ritira una sfera infuocata, eh. Quanto vi pare, regà? Io lo farei. Io lo farei. Ok, non mi ha tirato la sfera infuocata, però. Ok, c'ho anche la ghiaccio, eventualmente. Ci ho provato, l'avete visto? Ci ho provato ad utilizzarla, ho subito e qua mi darà il colpo di grazia. Qua mi darà il colpo di grazia, ragazzi. Non credo che faccio così perché sono praticamente obbligato. Sono praticamente obbligato, ragazzi. Mamma mia i danni. Mamma mia i danni. Devo far sopravvivere la roba, assolutamente. Devo far sopravvivere la roba. Guarda, sfera infuocata. Mi resetta tutto la lane, me la resetta. Non posso tirare troppa roba, ragazzi, se no mi squarta la faccia. Provo, dai, ma tanto lui mi tira la sfera infuocata, quindi va. Paro, paro, ragazzi. Sfera infuocata mi spacca le ossa. Me le spacca. Non credo di riuscire assolutamente a difendermi nuovamente, eh. Non ci credo proprio. C'ha la tronco, c'ha un botto di roba. Un botto utile. Non lo so, sto accumulando risorse a destra. Anzi, guarda, faccio così per portargli un po' l'attenzione via. Solo per quello, per fargli sprecare un po' di
di Elisir. Butto roba tankosa davanti. Vedete, sto proprio buttando roba per difendermi al massimo. Ragazzi, sto provando con tutto me stesso. Lo dovreste vedere. Vada, sfera infuocata, eh. Ok, no, in realtà no. Ci ho tipo provato un botto con la scarica. Ci ho provato un botto. Vado qua davanti che una pizza non la voglio prendere. Faccio così. Mi ributto loro, però me li butto da un'altra parte. Sfera infuocata, infatti non ho potuto difendere come volevo. Quella è una bella carta. Quella è una bella carta. Vedete, lui giustamente adesso si è messo in difesa perché ha visto le brutte. L'avevo danneggiato bene, eh. L'avevo danneggiato bene. Come deck è promosso, ma sicuramente c'è da fare qualche cambio. La ghiaccio, per me è meglio una veleno, ragazzi. Cioè, la ghiaccio non mi fa impazzire come deck, cioè, come carta. O devi essere bravo, 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 bravo. Io in questo caso non sono bravo a usare la ghiaccio. O avrei preferito una veleno. Ma neanche una sfera infuocata. Una veleno sarebbe stata molto più utile. Almeno secondo me. Comunque, votate il sondaggio che c'è su Instagram, se mi ricordo di farlo. Per sapere se voi la promuoverete, cioè promosso o bocciato per voi. Signori, secondo me è promosso. Di un pelo è promosso, perché comunque una win, una persa e un pareggio, diciamo che siamo in positivo, tra virgolette. Quindi mi sento di portarlo promosso, ma di un nulla. Signori, io spero che l'appuntamento di oggi vi sia piaciuto. Taggatemi sulle vostre foto, non in direct, taggatemi sulle vostre foto con i vostri deck, fatemi una descrizione caruccia così almeno la posso leggere. Se il video di oggi vi è piaciuto, pollicione in su, commentate, condividete, se non siete iscritti iscrivetevi, al prossimo appuntamento a vostro Cemero 89. Ciao belli.